10 Stefano Baroni. Amatori Modena, 79 Luca Moncalieri, 7 Andrea Beato, 10 Filippo De Tommaso, 2 Matteo Farina, 8 Davide Gallotta, 23 Davide Ligabue, 6 Vincenzo Siberiani, 29 Enrico Pochettino, 96 Mattias Manca. Dirige l'incontro il signor Mauro Gian Gregorio di Salerno. Buon divertimento. Buonasera dal Pallaroller di Montale per la sfida del campionato di Serie 2 tra Simbolo Amatori Modena 1945 e ZMEC Roller Bassano. Queste sono le formazioni, la Simbolo Amatori Modena con Luca Moncalieri, Mattias Manca, Matteo Farina, Vincenzo Siberiani, Andrea Beato, Davide Gallotta, Filippo De Tommaso, Davide Ligabue e Enrico Pochettino. ZMEC Roller Bassano invece con Simone Zordan, Edoardo Pelva, Mattia Serraiotto, Alberto Fraccaro, Andrea Marangoni, Filippo Zambon, Michele Panizza, Michele Della Valle, Pietro Zen e Stefano Baroni. Due squadre che si trovano a pari punti in classifica con 12 punti, frutto di 4 vittorie e 5 sconfitte nell'arco di questa stagione, e che nel 2022 hanno disputato una gara a testa con risultati differenti, reduce da una vittoria la squadra gialloblu, reduce da una sconfitta invece Bassano. Intanto è iniziato il match con gli ospiti che giocano il primo pallone di questo match, con subito una conclusione respinta da Moncalieri. Riparte Modena con Beato, appoggia l'indietro per Farina, dall'altra parte verso Gallotta, di nuovo per Beato, Farina, Gallotta, va a servire De Tommaso, gestisce palla la formazione gialloblu, ancora verso Farina che torna di nuovo da Beato, cerca un varco, poi prova ad andare palla in avanti, trova in qualche modo Gallotta, la cui conclusione viene deviata dal portiere avversario, e allora Bassano può impostare ora una nuova azione con il numero 11 Zambon che scambia con il compagno. Di nuovo azione manovrata con Pelva che torna di nuovo dalla parte dove c'è Zambon, attaccato ora da De Tommaso. Zambon cerca di passare con l'aiuto del compagno, alla fine la palla gira dietro la porta avversaria, ancora lo scambio tra i due, prova la conclusione Marangoni, la palla però non inquadra lo specchio della porta. Siamo in compagnia di Davide Ferri che interpelliamo subito. Ti chiedo, Davide, che partita ti aspetti? Sarà una partita sicuramente molto complicata, i ragazzi non dovranno avere fretta di spingere, dovranno sfruttare potenzialmente tutte le occasioni che si verranno a creare, non ce ne saranno tante perché comunque Bassano è una squadra molto esperta che si espone poco, e quindi dovrà essere una partita d'attesa cercando di sfruttare appunto le occasioni che si verranno a creare. Per Modena il fatto di aver riposato dopo aver ripreso il campionato dopo una vittoria può essere un vantaggio o uno svantaggio secondo te? È sicuramente un vantaggio, hanno avuto modo di allenarsi molto assiduamente nelle scorse settimane, sono molto carichi, però comunque la concentrazione deve continuare, perché comunque Bassano non regalerà nulla,
e ci sono in palio tre punti molto importanti, perché comunque si potrebbe dare una svolta al campionato con un'eventuale vittoria. Ringraziamo Davide Ferri, che ritroveremo poi nel corso del match. Ora Modena prova ad attaccare, arriva un fischio da parte del direttore di gara che ferma il gioco, dunque Modena avrà a disposizione un fallo in zona d'attacco con De Tommaso sul punto di battuta. Scambia corto per Gallotta, attaccato da Zambon che gli sottrae la sfera, allora può ripartire l'azione di Bassano. Appoggio corto per Zen, gira su Pelva, poi di nuovo dalla parte opposta c'è Farina in pressione su Marangoni che prova la conclusione, non inquadra lo specchio della porta, rimane comunque in protezione offensiva la formazione biancorossa. Ancora con il capitano Pelva che appoggia Zambon, cerca un varco per concludere, lo trova, bravo Moncalieri a respingere, attenzione alla ripartenza con Beato che vede la porta, prova la conclusione, solo esterno della rete. Aveva dato per un attimo l'illusione del gol, ma così non è stato. Modena che rimane in avanti, ci prova Farina, risposta l'estremo difensore avversario. E ora Modena che recupera in zona difensiva con Beato, che prova a portare palla velocemente verso la metà campo avversaria, ci riesce andando a servire Gallotta che gira dietro la porta avversaria, cerca il supporto di qualche compagno, lo trova in De Tommaso, è chiuso però all'angolo, riesce comunque in qualche modo a tornare di nuovo da Gallotta, poi palla ancora per De Tommaso che non riesce a concludere, ci prova poi Beato ma colpisce un avversario, attenzione alla veloce ripartenza di Bassano con Pelva, la conclusione, riesce a respingere Moncalieri, il tiro del numero 9 Marangoni. Ora De Tommaso cerca un attimo di riorganizzare le idee, la formazione gialloblu con Beato, Farina di nuovo da De Tommaso, riesce a mandare palla in avanti, la recupera Gallotta che è costretto a tornare di nuovo dal numero 10 De Tommaso, ancora il capitano di Modena che torna di nuovo da Gallotta, Gallotta cerca un varco per andare a concludere, posizione defilata, è costretto poi a girare dietro la porta avversaria, non ha spazio per tirare verso la porta, supera ancora un paio di avversari, poi viene fermato da Marangoni. Allora attenzione alla ripartenza di Bassano con Pelva, il cui tiro viene respinto da Moncalieri. Modena allora può ripartire ancora con Gallotta nell'uno contro uno col diretto avversario, Gallotta torna all'indietro da Beato, poi Farina, De Tommaso, Beato cerca un varco, va in posizione centrale, prova la conclusione, viene respinta da Zordan e poi Pelva va in contrasto con Beato, alla fine esce vincitore, arriva il gol di Modena con Farina che trova il tocco vincente all'interno dell'area e dunque si sblocca subito il punteggio con l'Amatori Modena che passa in vantaggio con la rete di Matteo Farina su assist di Beato. Sono passati 5 minuti di gioco e Modena passa subito in vantaggio, dunque inizia nel migliore dei modi la sfida per la compagine modenese e come dicevamo è reduce dalla vittoria nel derby contro Correggio in questo 2022, mentre Bassano è stata sconfitta sempre nel derby contro l'altra formazione di Bassano, oltre ad essere una sconfitta pesante perché si trattava di un derby pesante, anche perché l'altra compagine di Bassano si trova praticamente in fondo alla classifica, ha ottenuto nel derby proprio la sua prima vittoria stagionale. Attacca ora la formazione ospite, si prova a gestire palla con Marangoni ma c'è una deviazione, alla fine Beato recupera, aspetta il movimento di qualche compagno, poi con l'aiuto della sponda va a servire in avanti Gallotta, il giocatore più avanzato di Modena, scambia ora con De Tommaso che gira dietro la porta avversaria, attende il supporto di qualcuno, non riesce poi a far filtrare palle, va anche a commettere fallo ai danni di Marangoni. Ha battuto velocemente Bassano, primo fallo di questa partita commesso dalla formazione gialloblu. Marangoni non ha spazio per aprire dalla parte opposta, la va in incursione personale, il tiro viene deviato da Moncalieri, poi la palla ha toccato il soffitto del palaroller. Dunque si dovrà ripartire dal centro con Gallotta e Zambon che vanno a contendersi la sfera, meglio i giocatori di Bassano, ora Pelva prova il tiro,
c'è una deviazione, palla rimane lì, alla fine Modena la recupera con Gallotta e attende l'arrivo dei suoi compagni Farina, Beato, di nuovo in avanti verso De Tommaso, Farina, Gallotta, si accentra, poi scambia di nuovo con Beato, Farina, De Tommaso, pensa per un attimo andare da solo, poi invece scarica di nuovo su Beato, Farina, ancora 15 secondi a disposizione di Modena per concludere questa azione, Beato cerca di infiltrarsi centralmente ma non ha spazio, allora va sulla corsia di destra, poi scambia con De Tommaso, 3 secondi, Modena deve provare la conclusione, De Tommaso lo fa, viene respinto però da Zordan il suo tiro, Modena comunque mantiene il possesso e quindi altri 35 secondi per impostare una nuova azione con Beato che va da De Tommaso, scarica su Farina, lungo possesso di Modena, De Tommaso non vuole forzare la formazione gialloblu ma attende di crearsi l'occasione giusta, palla che passa, De Tommaso non riesce a girarla verso la porta avversaria, poi Beato con caparbietà va a recuperare palla e soprattutto a guadagnarsi un fallo, dunque Modena rimane in zona d'attacco, Farina, De Tommaso, Farina, Beato cerca De Tommaso dalla parte opposta, in qualche modo riesce a raggiungerlo, poi palla dentro, scaduto però il tempo, allora riparte l'azione di Bassano che va in azione personale con Panizza, cade a terra, chiede un fallo, per l'arbitro è tutto regolare, arriva ora il fischio da parte del direttore di gara, sono Marangoni e Pelva sul punto di battuta. Gioca corto il numero 11 Zambon, scambio ora con Marangoni, di nuovo Zambon, la palla passa, Moncaglieri non riesce a toglierla dalla porta, la palla entra dopo una deviazione rocambolesca e arriva il pareggio di Bassano con il numero 11 Filippo Zambon, dunque ristabilita la parità 1-1 al Palaroller tra Amatori Modena e Roller Bassano. Al vantaggio di Farina ha risposto Zambon, ma non sono passati appena 8 minuti di questo primo tempo. Farina, Beato, cerca spazio ma non lo trova per servire De Tommaso, ora ci va dal suo compagno e riesce a trovarlo, ancora De Tommaso, cerca il movimento, poi va da solo in percussione, non riesce a concludere verso la porta, allora attenzione alla ripartenza ancora una volta di Bassano con l'autore del gol Zambon che torna all'indietro da Panizza, Pelva, di nuovo Zambon, scambia ancora con Panizza, Pelva, va a servire Marangoni, è l'uomo più arretrato della compagine ospite, scambia con Zambon che supera molto bene il diretto avversario, poi scarica sul compagno, ancora Marangoni, di nuovo da Zambon all'indietro per Pelva, pensa per un attimo alla conclusione, poi scarica invece su Panizza che prova dalla lunga distanza, cavano appena 5 secondi, ha dovuto concludere l'azione, non ha però inquadrato la porta, allora Modena può ripartire con Beato e prova ad andare da solo sull'out di sinistra, poi scarica all'indietro verso De Tommaso, Farina, Beato, prova dalla distanza, palla leggermente alta sopra la traversa, c'è stata anche una deviazione, riprende il gioco con Gallotta che vince il duello, poi cade a terra, per l'arbitro è tutto regolare, si può proseguire nonostante qualche protesta, attenzione alla conclusione di Marangoni, bravo Moncaglieri qui a respingere, allora Modena riparte, si va da una parte all'altra con grande velocità, Farina dentro per Gallotta, palo, grande chance per Modena per tornare in vantaggio che non viene però sfruttata al meglio, attenzione ora a Pelva che si inserisce in area, c'è una deviazione forse irregolare, per l'arbitro si può giocare, attenzione a De Tommaso alla parte opposta, fermato molto bene da Zordan, Farina riconquista, De Tommaso, Beato, inizia ad accendersi un po' il match, anche qualche protesta, arriva ora il fischio dell'arbitro, anche il primo time out di questa partita,
con chiamato dalla panchina di Bassano. Siamo in compagnia di Scutecce, come vedi questo inizio di gara? È un inizio di gara molto intenso perché il Bassano comunque pressa tutto campo, però vedo bene l'Amatori, nel senso che sono partiti bene, a parte purtroppo l'inconveniente del gol, ma quello ci sta. Però li vedo abbastanza sciolti e quindi vedo una partita dove possono comunque fare bene, anche perché l'avversario è abbastanza ostico e quindi non è semplice giocare. Secondo te quali sono quelli che potranno essere i fattori chiave di questa partita? Fattore chiave sicuramente sfruttare bene i contropiedi, perché il Bassano spinge molto e quindi ne lascia, e quindi bisogna sfruttarli molto bene. Ringraziamo Scutecce, che ritroveremo anche lui nel corso del match. Riprenderà a breve il gioco, finito il time out, 14 minuti e 59 la fine di questo primo tempo, quindi sono passati 10 minuti, siamo 1-1 come detto al vantaggio dell'Amatori Modena, firmato da Farina, ha risposto Zambon. Gara per ora equilibrata con l'Amatori Modena, che ha sicuramente maggior possesso, sta cercando un po' di più di giocare, di attaccare. Dall'altra parte invece c'è un Bassano che per ora si difende e gioca particolarmente sulle ripartenze. Gallotta ora appoggia all'indietro per Farina. Beato, Farina, Pochettino, appena entrato prova subito la conclusione, respinta da Zorda, non è finita perché riconquista palla Gallotta, quindi Modena rimane in avanti. Ancora Gallotta dietro la porta avversaria, c'è un contatto in area tra il neo entrato Pochettino e il neo entrato Fraccaro nelle file di Bassano. Beato all'indietro, arriva un fischio a parte dell'arbitro che ha visto un'irregolarità, dunque possesso ora è in favore di Bassano, con Panizza che scambia con Fraccaro. Marangoni, Pelva, Fraccaro, prova ad andare da solo, tenta anche la conclusione, respinge Moncaglieri. Ora Pochettino colpisce anche l'arbitro nello scontro, si può proseguire. Farina, Beato non riesce a controllare, attenzione a Fraccaro che prova a passare centralmente ma fa buona guardia Beato in ripiegamento difensivo, e ora viene servito da Farina, ancora Beato, di nuovo all'indietro per il numero 2 e va dalla parte opposta su Pochettino, pressato, scarica su Beato, dentro ancora per Pochettino che prova il tiro in diagonale, palla leggermente alta, riparte allora Bassano con Panizza, posizione defilata, cade in un contatto con Beato, non c'è fallo, allora attenzione perché Modena può ripartire con un 3 contro 2, Pochettino va in solitaria. Conclusione deviata, Gallotta riconquista la sfera, aspetta il movimento di qualche compagno all'interno dell'area, cerca il varco per servire Farina che non riesce però a concludere, allora recupera Fraccaro, riparte Bassano con il capitano Pelva che una buona finta supera Pochettino, non riesce però a superare Beato che chiude molto bene, fa ripartire l'azione offensiva di Modena con Gallotta, chiuso da Panizza che manda direttamente fuori. Beato pronto a far riprendere il gioco insieme a Farina, scambiano i due, Pochettino, Farina, Beato, sale dalla parte destra, poi scarica di nuovo all'indietro su Farina, Pochettino, cerca lo spazio per avvicinarsi alla porta avversaria, è costretto poi a girare dietro ai pali difesi da Zordan, alla fine scarica a Beato, 10 secondi disposizione per Modena, prova Beato dalla lunga distanza, c'è la deviazione del portiere avversario, riconquista di nuovo Gallotta, quindi Modena rimane in attacco, recupera poi Fraccaro che va a servire Pelva, sale velocemente, prova il tiro e trova anche il gol, 2-1 per Bassano con Edoardo Pelva. E con un preciso diagonale ha trovato l'angolo alla sinistra di Moncaglieri e dunque ribalta la situazione la compagine ospite, 2-1 in favore di Bassano quando siamo praticamente a metà del primo tempo. Vedremo ora quale sarà la reazione della compagine gialloblu. Pochettino prova subito il tiro dalla lunga distanza, non inquadra la porta. Allora Serraiotto, appena entrato, gestisce palla,
scambia con Marangoni, poi Pelva va da Fraccaro, di nuovo su Marangoni, sbaglia l'appoggio per il compagno, allora Modena recupera con Beato, pressato fallosamente da Fraccaro, secondo fallo commesso da Bassano, sono tre invece quelli commessi fin qui da Modena. Farina va a sistemare la palla nel corretto punto di battuta, scambia con Pochettino, Beato alza la palla e quindi possesso in favore di Bassano, con Pelva che scambia con Fraccaro, in avanti per Serraiotto, fermato, riesce comunque a servire Pelva, Marangoni uno contro uno con Pochettino, Marangoni appoggia a Pelva, va a recuperare palla Modena, poi non riesce ad agganciare la Gallotta, Farina in qualche modo la manda in avanti, troppo lunga però per Gallotta, allora Fraccaro va a servire in avanti Marangoni che finta la conclusione, poi viene fermata un Pochettino, la palla arriva a Serraiotto, un po' di batti e ribatti all'interno dell'area, ancora Serraiotto cerca di girare verso la porta avversaria ma non riesce, Marangoni gestisce, aspetta il supporto di qualche compagno, poi torna all'indietro da Pelva, Fraccaro sbaglia l'appoggio, intercetta Farina, allora Modena riparte con Gallotta, scambia con Farina, ancora Gallotta, arriva il gol di Modena con una bella azione del duo Farina-Gallotta, è 2-2 al Palaroller, il pareggio di Gallotta, arriva anche il time out chiamato dalla panchina di Modena, primo time out anche per la formazione giallo-blu. E dunque pareggia subito la squadra giallo-blu, siamo in compagnia di Carnevali, chiedo quanto è importante per Modena aver trovato subito il pareggio. Molto importante, anzi assolutamente fondamentale, perché riporta la partita in equilibrio, è una partita che dove ancora si stavano cercando di studiare le due formazioni, è servito proprio per dare quello stimolo in più a Modena per adesso cercare di avere la meglio e portare in avanti l'offensiva. Cosa dovrà fare Modena per provare a vincere questa partita? Ma adesso ha una squadra dove ha dentro due attaccanti e due difensori puri e proverà sicuramente a stare coperta dietro e a provare con i guizzi dei due attaccanti a cercare la rete e con un gioco probabilmente più a due che con tutta la formazione fino a fine primo tempo. Ringraziamo Carnevali, riprende il gioco 2-2 tra Amatori Modena e Roller Bassano con il pareggio arrivato poco fa, esattamente poco prima del time out firmato da Gallotta. Allora Fraccaro gioca corto con Pelva, cerca di liberarsi di un avversario, scambia con Serraiotto che torna da Zambon, di nuovo Serraiotto, Fraccaro, Zambon sterza e va di nuovo da Fraccaro, Pelva ancora per Fraccaro, Modena fa buona guardia per il momento, Fraccaro non ha spazio per concludere, torna di nuovo all'indietro da Pelva, è ben chiusa la squadra giallo-blu, appena 7 secondi, deve provare a concludere Serraiotto, va a scambiare con un compagno, perde il possesso, allora riparte l'Amatori Modena con Gallotta che trova Farina alla parte opposta nonostante il suo passaggio non fosse così preciso, Farina scambia con Pochettino, Siberiani appena entrato, tornato dopo la squalifica, Pochettino ancora da Siberiani, Farina in avanti per Gallotta, Farina, Pochettino tiene molto il possesso la compagine giallo-blu, Pochettino cerca spazio, prova la conclusione respinta, non aveva praticamente più tempo a disposizione, ha dovuto tirare da posizione molto defilata, attenzione a Serraiotto, solo contro tutti, arriva in suo supporto Pelva, di nuovo per Serraiotto, la palla rimane dietro la porta di Moncaglieri, scambiano ancora il numero 3 e 4 di Bassano, Pelva ancora per Serraiotto, di nuovo Pelva all'indietro per Zambon,
alla parte opposta su Fraccaro, finta la conclusione, poi torna di nuovo da Zambon che si libera bene di Gallotta, pochettino cerca di non concedergli spazio, ancora Zambon riesce a rimanere in possesso, prova la conclusione Zambon, palla termina sopra la porta difesa da Moncaglieri. Pochettino e Serraiotto a contendersi la sfera, recupera Zambon che va all'indietro da Pelva. Pelva prova il tiro, palla termina alta ma torna in possesso di Bassano perché la recupera di nuovo Zambon. Fraccaro, Pelva, Serraiotto, finta la conclusione, va di nuovo da Zambon. Zambon sterza, poi va a mettere palla in mezzo, recupera Modena in veloce ripartenza di Gallotta che scambia con Farina, all'indietro per Pochettino, Farina in mezzo, la palla non filtra, buona però la ripartenza della squadra gialloblu, simile a quella da cui è nato il gol del 2-2. Serraiotto ora scarica su Zambon, due avversari su di lui, in particolare ora Siberiani. Zambon non ha praticamente supporto di nessun compagno perché sono tutti e tre dalla parte opposta. Entra ora Zen in pista, va a dargli supporto in avanti, recupera però la sfera Modena con Gallotta che supera Fraccaro, non ha spazio per concludere e poi alla fine perde il possesso. Allora Pelva, è il capitano di Bassano che prova ad andare in azione personale, non ha spazio però, allora Farina recupera, chiede calma il numero 2 gialloblu, aspetta che si sistemino i compagni, intanto De Tommaso torna in pista al posto di Gallotta. Siberiani all'indietro da Farina, De Tommaso, Siberiani di nuovo da De Tommaso, uno contro uno con Fraccaro, poi di nuovo all'indietro per Farina. Pochettino va per vie centrali, cerca spazio, prova la conclusione leggermente larga, recupera Farina, due secondi per concludere, lo fa, non inquadra però lo specchio della porta. 6 minuti e 42 alla fine del primo tempo, perfetta parità 2-2 tra Amatori Modena e Roller Bassano, 3-2 invece il conto dei falli tra quelli commessi dalla squadra gialloblu. Fraccaro appoggia corto per Zambon, in avanti ancora da Fraccaro, attaccato da De Tommaso. Fraccaro scarica su Pelva, scambiano i due, si torna all'indietro ancora da Zambon, prova ad andare da solo, supera Farina e poi prova a riconquistare palla, alla fine ci riesce Zen e va per vie centrali, chiude molto bene qui Siberiani, rimane però in attacco Bassano con Pelva. Zambon, palla leggermente lunga, la riconquista ancora una volta Siberiani, dunque trasforma l'azione da difensiva in offensiva con Pochettino e torna all'indietro da Farina. Siberiani, Pochettino in avanti per De Tommaso, all'indietro ancora su Pochettino, prova la conclusione, viene deviata, palla poi rimane vicino alla porta di Bassano, va a commettere fallo De Tommaso ai danni di Zen, dunque punizione per Bassano, già battuta con Fraccaro che controlla, appoggia all'indietro su Pelva. Zambon, viene servito Zen che prova a mettere palla in mezzo, non ci riesce, ancora Zen comunque rimane in possesso, scambio ora con Pelva, di nuovo Zen, la parte opposta per Zambon. Zambon prova ad andare in azione personale, tenta anche il tiro troppo largo, palla rimane lì, Zambon va giù in un contatto, arriva il fallo fischiato dal direttore di gara, qualche protesta da parte dell'Amatori Modena, quinto fallo commesso dalla squadra gialloblu. Zambon e Zen sul punto di battuta, palla giocata all'indietro su Fraccaro, poi Pelva, 6 secondi, Pelva prova il tiro, viene respinto da Moncaglieri. Zambon porta palla in avanti, va a cercare Fraccaro, non lo trova,
Allora Modena può ripartire con Beato. Siberiani. Beato. Serve in avanti De Tommaso, poi palla dentro per Pochettino. Viene intercettata, ma Modena rimane comunque in attacco. Ancora Pochettino. Palla per De Tommaso che prova a girarla in qualche modo, non trova la porta, ma trova comunque Pochettino dalla parte opposta. All'indietro su Siberiani, Beato. Beato va da solo, cerca spazio ancora Beato. Poi alla fine perde il possesso, allora può ripartire Bassano con Zambon che apre su Pelva. Va a puntare Pochettino, Pelva poi va dalla parte opposta, viene fermato. Palla che termina fuori, possesso in favore di Bassano ancora. Fraccaro appoggia all'indietro per Zambon, 4 minuti alla fine del primo tempo, 2-2 il punteggio. Fraccaro aspetta il movimento di qualche compagno, trova davanti a lui Zen, di nuovo all'indietro per Fraccaro, in avanti a servire Zambon che prova a convergere verso il centro, poi Pochettino gli sottrae la sfera, duello tra i due. Alla fine il giocatore di Modena che esce vincitore dal duello, ancora Pochettino verso l'area avversaria, cade a terra, per l'arbitro è tutto regolare. De Tommaso gestisce, poi torna all'indietro da Siberiani, prova un attimo a riorganizzare l'azione la squadra gialloblu. Pochettino torna di nuovo da Siberiani, ancora Pochettino, Siberiani di nuovo all'indietro per il compagno, si va ora dalla parte opposta dove c'è Beato, chiama palla De Tommaso, Beato preferisce andare da solo, il suo tiro viene deviato. E poi Zordan spedisce palla direttamente nell'area avversaria, dunque Modena può di nuovo imbastire un'altra azione offensiva con Beato. All'indietro da Pochettino, palla verso Beato, posizione centrale, cerca di incunearsi tra le maglie della difesa avversaria, attaccato da Fraccaro, va da solo Beato, poi cade a terra, arriva il fischio da parte dell'arbitro. Arriva anche il cartellino blu. Cartellino blu per il portiere Simone Zordan. Dunque ora Modena ha una grande chance con Pochettino già sul punto di battuta a sistemare la palla. Quando mancano 2 minuti e 45 alla fine del primo tempo. Bassano sarà costretta a cambiare il portiere per il cartellino blu ai danni di Zordan, e dunque tra i pali entrerà Stefano Baroni con il numero 10. Va a sistemarsi in porta l'estremo difensore di Bassano, Pochettino davanti a lui. Ne approfitta per fare un po' di stretching, ovviamente per mettere in difficoltà anche Pochettino dal punto di vista della concentrazione. L'arbitro ora richiama il portiere di Bassano. Va Pochettino, colpisce il palo, lo scheggia e dunque non sfrutta questa importante occasione l'amatori Modena che rimane comunque in zona d'attacco. Beato, Siberiani dentro per De Tommaso, la palla rimane lì, in qualche modo si salva ancora una volta Baroni. Bassano che deve fare i conti però con l'inferiorità numerica per il momento. Pelva va da solo, alla fine arriva un fischio da parte dell'arbitro che punisce il giocatore di Bassano. Riparte Modena che deve provare a sfruttare la superiorità numerica. Beato, Siberiani, Pochettino, Beato di nuovo da Pochettino, ancora Beato, 2 minuti esatti alla fine del primo tempo. Beato, De Tommaso, ancora da Beato, di nuovo per De Tommaso, fa girare palla Modena, prova la conclusione Siberiani che viene respinta, va a riconquistare comunque con caparbietà palla il numero 6 De Tommaso, di nuovo da Beato. Pochettino
Siberiani. Pochettino pensa al tiro, lo prova, c'è una deviazione, alla fine la palla termina fuori, si interrompe il gioco con l'arbitro però che assegna il possesso a Bassano. Zambon prova ad andare da solo contro tre giocatori avversari, alla fine riesce a superare Beato, sono Pochettino e Siberiani su di lui. Moncaglieri tocca palla facendo ripartire l'azione di Modena con Beato, prova il tiro, non inquadra la porta. Allora Bassano può ripartire con Zen che appoggia corto, palla che termina leggermente lunga, Siberiani va a riconquistarla, c'è un contatto, cade a terra Zen, la palla termina fuori, arbitro fischia fallo in favore di Bassano. Siberiani e Zen vanno a spiegarsi. Non c'era cattiveria ovviamente nell'intervento di Siberiani. Arbitro fa sistemare la palla nel corretto punto di battuta. Zambone e Pelva pronti a scambiare. E ora si va dalla parte opposta dove c'è Zen. Nell'uno contro uno va a sfidare Siberiani, poi cade. E qui arriva il fischio dell'arbitro per simulazione. Va a richiamare Zen, che poi peraltro va a chiedere il cambio alla panchina. Esce Zen, entra Marangoni. Ora Modena farà riprendere l'azione, un minuto esatto al termine del primo tempo, 2-2, 5-3 il conto dei falli. Pochettino, Siberiani, Pochettino, De Tommaso di nuovo scambia con Pochettino, ancora il numero 10, Beato all'indietro per De Tommaso, di nuovo da Beato. Si ristabilisce la parità numerica in campo con Fraccaro che rientra. Dunque Modena non ha sfruttato la possibilità di giocare con un uomo in più. Pelva in avanti per Fraccaro che in velocità prova a superare De Tommaso. Fine, recupera palla solo per un attimo il numero 10, poi c'è un contatto in area dove cade Siberiani. L'arbitro lascia proseguire, Pelva prova la conclusione, respinge Moncaglieri. Possesso in favore di Bassano. Zambon muove palla, appoggiato corto per Marangoni. Di nuovo Zambon, ancora il numero 9 di Bassano all'indietro su Fraccaro. Va dalla parte opposta dove c'è Pelva. Pelva prova ad andare in azione solitaria, respinge Moncaglieri. La conclusione dell'avversario. Allora De Tommaso, 2 contro 2. De Tommaso va da solo, prova il tiro. Non c'è più tempo, si va a riposo. Finisce la prima frazione di gioco, è 2-2 tra Simbolo Amatori Modena 1945 Zetamec Roller Bassano. Noi ci ritroviamo tra poco per il secondo tempo di questa sfida.
Ben ritrovati in diretta dal Palaroller di Montale. A breve inizierà il secondo tempo nella sfida tra Simbolo Amatori Modena 1945 Z-Mec Roller Bassano. Prima frazione di gioco che si è conclusa sul punteggio di 2-2 con Modena che era passata in vantaggio con la rete di Farina, poi è arrivato il pareggio e il vantaggio anche della formazione ospite, poi il nuovo gol del pareggio firmato da Gallotta. E dunque 2-2, tutto pronto, inizia il secondo tempo. 5-4 è il conto dei falli, 5 quelli commessi dall'Amatori Modena, 4 quelli invece commessi da Bassano. È Modena che prova subito ad attaccare con Dottomaso che però perde palla, allora riparte la compagine ospite con Fraccaro, fermato da Gallotta. Farina, Beato, De Tommaso, Farina, Beato, cerca un varco per servire il compagno Beato in avanti, non lo trova, va allora da Farina. De Tommaso prova ad andare sulla corsia di destra, De Tommaso viene fermato dal portiere Zordan, allora riparte Bassano velocemente con Marangoni, arriva per un fischio da parte dell'arbitro per un fallo commesso da De Tommaso. Dunque fallo numero 6 nella squadra di casa. Marangoni e Fraccaro sul punto di battuta, sarà Fraccaro a toccare per il compagno. Marangoni prova di nuovo a mettere palla in mezzo, Fraccaro non ci arriva, ancora il numero 8 però a riconquistare la sfera, duello con Beato, poi scarica all'indietro per il capitano Pelva che va a sfidare Gallotta, perde il duello, attenzione a Gallotta che può andare in azione solitaria, preferisce invece servire Farina, viene però intercettato il suo passaggio, allora riparte a grandi falcate Pelva che poi prova la conclusione, devia Moncaglieri, la palla rimane in area, alla fine arriva il fischio a parte dell'arbitro con Beato caduto in un contatto con un avversario, interrotto il gioco l'arbitro. Sono passati appena 2 minuti. De Tommaso vince il testa a testa con l'avversario, allora va a recuperare la sfera Beato, aspetta il movimento di qualche compagno, torna da Farina, poi di nuovo De Tommaso in avanti per Gallotta. De Tommaso, Farina, Gallotta prova ad andarsene da solo, è attaccato da Pelva, Gallotta gira su se stesso, riesce a toccare per De Tommaso che però è in posizione defilata, Fraccaro lo pressa, non gli dà spazio, quindi torna all'indietro il numero 10 per Beato che prova dalla distanza, respinge Zordan, palla che poi termina oltre la balaustra, possesso comunque rimarrà in favore di Modena che può continuare ad attaccare. Gallotta, Beato, Farina, De Tommaso. Beato non controlla, recupera allora Marangoni. Porta palla in avanti, va da solo il numero 9, prova la conclusione, viene deviata, Zen la controlla, scambia ancora con il compagno, ancora Zen dietro la porta avversaria. De Tommaso cercano di dargli spazio. Ora è Marangoni che gestisce, arriva a Fraccaro in suo supporto, recupera Modena, Gallotta uno contro uno con Pelva, Gallotta va al tiro, deviato, poi Pelva viene fermato da De Tommaso, irregolarmente secondo l'arbitro, che va a fischiare il fallo. Sale a 7, conto dei falli di Modena, Beato ha già recuperato la sfera, quindi Modena può tornare in proiezione offensiva. Cade a terra De Tommaso in un contatto, peraltro senza palla, arriva il fischio da parte dell'arbitro. Quinto fallo commesso da Bassano, arriva il secondo richiamo per Zen e quindi cartellino blu per il numero 80 di Bassano, Pietro Zen, costretto ad uscire in seguito al provvedimento disciplinare e dunque rimarrà in inferiorità numerica Bassano. Successo anche nel primo tempo, Modena però non era riuscita a sfruttare
l'uomo in più. Vedremo se ci riuscirà questa volta. L'arbitro cerca di riordinare un po' il tutto, di ristabilire la calma in pista. E ora si può proseguire con De Tommaso che appoggia a corto Farina. Ancora il numero 2 va a servire Beato. Beato torna all'indietro a Farina che va veloce verso Gallotta. Di nuovo Farina. Beato. Cerca spazio, prova la conclusione deviata con il casco da Zordan. De Tommaso riconquista palla in zona offensiva. Farina, De Tommaso, Farina. Ancora su De Tommaso, di nuovo Farina. Beato, Farina, De Tommaso. Con grande calma e pazienza fa girare palla Modena in attesa del momento giusto per provare a colpire. Beato va da Farina, scambia con Gallotta ma viene intercettato il suo passaggio. Marangoni, 3 contro 1 Marangoni, va lo stesso alla conclusione, viene deviata. Modena torna in possesso. Beato, Farina, De Tommaso, Beato, Farina, cerca di far girare sfruttando la superiorità numerica Modena. Beato, Farina dentro per Gallotta che prova la conclusione di prima intenzione ma non colpisce bene. Farina pensa al tiro, poi serve Gallotta che non controlla perfettamente. De Tommaso la gira ma non trova la porta, riparte allora Fraccaro, va in azione solitaria, gira dietro la porta avversaria, ora aspetta il supporto di qualche compagno. Chiaramente Bassano però non si spinge troppo in avanti essendo con un uomo in meno. Pelva supera molto bene Gallotta, poi si cambia con Fraccaro e va dalla parte opposta su Marangoni, in avanti ancora per Pelva, l'uomo più avanzato di Bassano. Pelva va per vie centrali, prova il tiro, arriva il gol, arriva il gol di Bassano, 3-2 per la compagine biancorossa che nonostante l'inferiorità numerica è riuscita a difendersi e soprattutto è riuscita a colpire. Sono passati 5 minuti nel corso della ripresa. Torna in vantaggio Bassano, 3-2. De Tommaso, Farina. Vedremo quale sarà la reazione di Modena che dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo aveva trovato immediatamente il pareggio. Intanto si ristabilisce la parità numerica in pista. Zambon. All'indietro. Fraccaro. Zambon, Pelva, Fraccaro, prova ad andare da solo, Fraccaro tenta anche il tiro, non trova la porta, recupera però Panizza, corre il numero 33 che apre dalla parte opposta, poi centralmente verso Pelva, di nuovo Panizza, va a cercare e trovare Zambon dalla parte opposta, di nuovo cambio da una parte all'altra, Fraccaro, 7 secondi, prova il tiro, Moncaglieri respinge. De Tommaso, Beato, posizione defilata, serve Farina che va a una conclusione violenta che però non trova lo specchio della porta. Panizza per Fraccaro, Zambon all'indietro su Panizza, Pelva all'indietro ancora per Zambon. Prova ad andare da solo il numero 11, c'è una deviazione, rimane comunque in possesso Bassano, ancora con Pelva, appoggia su Fraccaro, gestisce e poi va a servire ancora il suo capitano. Fraccaro ora va invece dalla parte opposta dove c'è Panizza, ancora il numero 8, porta palla, scambia con Zambon che gira dietro la porta di Moncaglieri. Poi non ha spazio per concludere, allora torna all'indietro da Pelva che prova ad andare da solo, perde però il possesso, lo recupera Beato, Farina, all'indietro ancora per Beato, Farina,
De Tommaso. Beato. Non ha spazio per affondare, quindi torna di nuovo da Farina, ancora verso il numero 7 giallo-blu. Gestisce Beato, serve De Tommaso, Gallotta va verso l'area, De Tommaso gestisce, poi prova la conclusione, palla che termina ora dalle parti di Gallotta. Farina controlla, spalla la porta, riesce a servire Gallotta, ancora palla in area, in qualche modo Panizza si difende, riesce ad uscirne anche bene. Ora sono due avversari sul numero 33, Panizza invece se la cava molto bene, riesce ad uscire dal pressing di Modena, poi prova qui la conclusione Pelva, termina distante nella porta difesa da Moncaglieri. Farina, c'è un contatto tra Fraccaro e Gallotta, tutto regolare, ora prende palla Gallotta, all'indietro su Farina, De Tommaso, ancora per Gallotta che va per vie centrali, cerca spazio, non lo trova, Fraccaro lo chiude bene, riparte velocemente Bassano, Fraccaro corto per Zambon, grande parata qui di Moncaglieri che riesce a respingere, mantiene in vita la simbola Amatori Modena. Beato in avanti su Gallotta, Gallotta prova il tiro, c'è una serie di deviazioni che favoriscono Bassano che recupera il possesso con Fraccaro che va a servire dalla parte opposta a Pelva che perde palla, Gallotta respinge Zordan e allora è Bassano che trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Panizza all'indietro per Fraccaro, Zambon uno contro uno con De Tommaso, Zambon cerca spazio, prova a girare dietro la porta di Moncaglieri, non ha varchi e quindi scarica su Pelva, gioca sempre a quella parte di pista, Pelva è costretto a tornare all'indietro, perde qualche metro, Fraccaro va in suo supporto con l'aiuto della balaustra, gioca su Panizza, dentro ancora per Fraccaro che trova il tocco vincente, è 4-2, anzi no perché è arrivato il fischio dell'arbitro, ha fermato l'azione di Bassano, dunque annullata la rete della squadra biancorossa, si rimane 3-2. Gallotta aspetta il movimento di qualche compagno, trova Beato uno contro uno con Fraccaro, Beato arretra, poi appoggia De Tommaso che prova ad andare da solo, vince anche un rimpallo numero 10, arriva il fischio da parte dell'arbitro, punizione in favore di Modena, 7-6 il conto dei falli, dato importante perché con il passare dei minuti probabilmente si potrà giocare anche su questo. De Tommaso prova la conclusione, viene deviata, Farina riconquista comunque la sfera, Gallotta 6 secondi, Modena deve concludere velocemente questa azione, Gallotta perde il possesso, poi la riconquista, la palla rimane lì e trova anche il gol, prova anche il gol Gallotta. 3-3 tra le proteste di Bassano, dicevano che il tempo era scaduto proprio sul gong, sulla sirena. Gallotta è riuscito a girare verso la porta e con l'aiuto del palo interno la palla è terminata in rete a un quarto d'ora dalla fine del match, trova il 3-3, la simbola Amatori Modena, veementi le proteste dei giocatori della panchina di Bassano, per l'arbitro è tutto regolare, provo ora a riorganizzare le idee Bassano con l'arbitro che richiama la squadra biancorossa, perché chiaramente non è time out e quindi il gioco va ripreso velocemente. Fraccaro va a sistemare il pallone, la palla, pardon, si riparte, Zambon in avanti per Marangoni, chiuso all'angolo, Farina cerca di non farlo uscire, scambia poi con un compagno, ancora Marangoni cerca di fare movimento Zambon, Marangoni torna all'indietro da Fraccaro, Zambon va per vie centrali, viene fermato Gallotta, allora riparte, appoggia Pochettino che va alla conclusione di poco alta. Modena sembra aver preso un po' di coraggio dopo aver trovato il gol del pareggio, Fraccaro fa riprendere il gioco,
Pelva porta palla nella metà avversaria, poi gira dietro la porta di Moncalieri, ancora Pelva, va alla conclusione, colpisce Pochettino, poi duello tra i due, c'è fallo commesso dal numero 29. Si accendono gli animi, chiaramente posta in palio importante, le due squadre si trovano a pari punti in classifica, ci tengono a fare bene. Ottavo fallo commesso dalla Simbolo Amatori Modena 1945. Zambon appoggia corto per Pelva, c'è una conclusione debole di Marangoni, allora riparte Modena con Pochettino che colpisce Fraccaro nella sua conclusione, ancora Pochettino all'indietro per Farina, Beato, Pochettino, Farina, Beato. Beato si gira su se stesso, poi cerca un aiuto, intanto c'è un contatto in area tra Pochettino e Fraccaro, arbitro lascia proseguire, Gallotta va da solo, trova però la risposta di Zordan, riparte ora Zambon, palle su Pelva che prova il tiro, ribattuto da Moncalieri, recupera il possesso Modena con Beato che va a servire in avanti Gallotta, fermato da Fraccaro, Pelva, si accende il match, Pelva prova il tiro, palla fuori di poco, Beato allora gestisce, Pochettino all'indietro da Beato, prova un attimo a riorganizzare le idee Modena, abbassare il ritmo che si stava alzando notevolmente, Farina, Pochettino va a sfidare Marangoni, cade nel contatto, sale a 7 il conto dei falli commessi da Z McRoller Bassano. Gallotta per Pochettino, Farina in avanti ancora per Gallotta, si libera di Fraccaro, almeno ci prova, Gallotta va al tiro, risponde ancora una volta Zordan, molto attento e bravo in questa parata. Modena rimane in avanti, Pochettino riesce a rimanere in possesso, Farina all'indietro su Beato e va poi in avanti da Gallotta, c'è l'inserimento di Pochettino, Gallotta va da solo, attaccato da Fraccaro che vince il contrasto e allora riparte mandando palla in avanti su Zambon che scarica verso Marangoni, tiro respinto da Moncalieri, Farina appoggia per Pochettino, Pochettino prova il tiro, c'è una deviazione, la palla termina alta, la chiama time out la panchina gialloblu. Dunque time out, ne approfittiamo per parlare con Scutecce, 3-3, 12 minuti alla fine, partita molto intensa. Intensa, infatti adesso stavo notando anche l'arbitro che si lascia un po' condizionare, che i giocatori del Bassano stanno continuando a protestare continuamente e lui non fa niente, però speriamo che nel prossimo minuto e mezzo, due minuti dopo il time out il Modena riprenda questo filone. Perché stanno continuando a giocare, stanno continuando a spingere e quindi penso che potrebbe essere positiva continuare su questa linea. 8-7 il conto dei falli, anche questo nel corso di questi ultimi 12 minuti può essere un dato importante. Sì, comunque c'è tanto tempo perché 12 minuti nell'hockey sono tantissimi, sono un'eternità, quindi bisogna stare tranquilli, bisogna continuare a giocare perché la partita è equilibrata e quindi sarà decisa dagli episodi, però bisogna continuare a stare molto concentrati. Cosa deve fare Modena per provare a vincere questa partita? Ripeto, deve continuare a giocare come sta facendo perché stanno mettendo in difficoltà il Bassano, il portiere del Bassano ha fatto 2-3 interventi notevoli e quindi li stanno mettendo sotto pressione, devono continuare così cercando però di stare molto più concentrati in difesa perché stanno concedendo qualcosina di troppo. Ringraziamo Scutecce, riprende il gioco, 3-3 come detto il punteggio, 12 minuti e 10 alla fine del secondo tempo, Pochettino appoggia corto su Gallotta, Farina non riesce ad agganciare quindi è costretto ad andare a recuperare la sfera qualche metro più indietro, arriva il fischio da parte dell'arbitro, possesso in favore di Bassano con Serraiotto appena entrato e appoggia corto a Marangoni, chiuso nell'angolo, braccato da Farina, Marangoni cerca un varco per uscirne, Zambon non controlla e allora Modena va in pressione,
sul numero 11, in particolare con Pochettino, e anche qui arriva il fischio dell'arbitro per lo stesso motivo precedente, e quindi è Modena che va a recuperare un possesso in zona offensiva. Sarà Gallotta a appoggiare corto per Pochettino. Pochettino prova a liberarsi di Zambon, appoggia all'indietro su Gallotta, ancora Gallotta va giù in un contrasto, per l'arbitro è tutto regolare. Modena protesta perché voleva il fallo, Bassano protesta perché voleva la simulazione, chiaramente nessuno d'accordo con la decisione dell'arbitro. Si gioca comunque con Serraiotto che prova a superare Pochettino, non ci riesce, che la palla termina dalle parti di Farina, e allora Beato supera Pelva, va al tiro, devia Zordan, ancora Beato, non riesce però a rimandare il pallone verso la porta avversaria, riesce comunque a mantenere il possesso. Farina è l'uomo più arretrato ora della compagine gialloblu, scambia con Pochettino, c'è il movimento in avanti di Gallotta, Pochettino invece torna all'indietro da Beato, prova ad andare da solo Beato, mette palla in mezzo, c'è una deviazione, recupera Serraiotto. Marangoni prova il tiro, c'è forse anche una deviazione da parte di Moncaglieri, in effetti è così, possesso che sarà ancora in favore di Bassano in zona d'attacco. Allora appoggiata all'indietro verso Pelva, Marangoni, Pelva, Serraiotto, finta la conclusione, poi scarica su Zambon, Pelva, Zambon, prova la conclusione, palla larga, recupera Pochettino. Cambio nelle file di Modena con Gallotta che lascia il posto a Siberiani. Beato all'indietro proprio per il neo entrato Siberiani. Farina in avanti verso Pochettino, all'indietro ancora per Siberiani, serve Pochettino nel movimento in profondità. Beato va da solo, cerca un'incursione centralmente, poi è costretto ad allargarsi, serve ora Pochettino, 5 secondi, Modena deve concludere velocemente questa azione, Pochettino manda palla in avanti, chiaramente non crea pericoli alla difesa avversaria, allora può ripartire Bassano con Marangoni che lascia Zambon. Pelva, Zambon, Serraiotto, Serraiotto prova il tiro, palla larga, recupera comunque Zambon, quindi rimane in avanti Bassano, sbaglia qui Marangoni, attenzione allora Farina, uno contro uno con Pelva, Farina dentro per De Tomasi, arriva il fischio da parte dell'arbitro perché la palla è stata fermata col pattino da Pelva che protesta all'arbitro, assegna l'irregolarità, proseguono le proteste da parte dei giocatori di Bassano, l'arbitro conferma di aver visto bene e anche dalla nostra postazione in effetti sembrava così, e dunque Pochettino già sul punto di battuta, fallito una chance nel primo tempo scheggiando il palo, davanti a lui c'era però Baroni, questa volta invece c'è Zordan. Aspetta che il portiere di Bassano si sistemi nella propria porta, va Pochettino e risponde Zordan, ma si è mosso prima, dunque andrà ribattuto, arriva il richiamo per Simone Zordan, il portiere di Roller Bassano. Di nuovo Pochettino contro Zordan. Va Pochettino e ancora una volta Zordan respinge, la palla rimane lì, ancora Pochettino e ancora Zordan a dire di no al numero 29 di Modena, altra chance fallita dalla formazione gialloblu. Zambon, Pelva,
Serraiotto, Marangoni, lascia Zambon, Pelva, Marangoni, Zambon, va in pressione Farina, Zambon prova ad andare da solo, tanto esce Serraiotto, altro cambio nelle file di Bassano, Pochettino va da solo, uno contro uno con l'avversario, non riesce a passare, recupera Zen, che è il giocatore entrato al posto di Serraiotto, Pelva, Zen, controlla, scambia ancora con Pelva, c'è grande affollamento davanti alla porta di Moncaglieri, Pelva aspetta un attimo, prova a farli sistemare i compagni, Marangoni, Zambon, Zen, Pochettino cerca di non farlo girare, lo tiene, spalla la porta, Zen in qualche modo prova a girarsi, riesce a vincere un duello con Beato e poi appoggia all'indietro a Pelva. Pelva prova il tiro, respinge Moncaglieri, recupera Beato che appoggia Pochettino, attacca ora Modena, Pochettino prova la conclusione, deviata, recupera Zen, attenzione alla ripartenza di Bassano, ancora il numero 80, prova il tiro, deviato, Bassano rimane comunque in attacco, altra conclusione, ancora Moncaglieri respingere, poi gestisce Bassano, Pelva, Zambon, va a sfidare Farina, torna all'indietro, ancora da Pelva, alla giocata su Marangoni, in mezzo per Zen, c'è una deviazione, Bassano rimane in proiezione offensiva. Zambon appoggia Zen, di nuovo da Zambon, prova ad andare da solo in mezzo a due, Zambon passa solo per un attimo, viene fermato, arriva time out chiamato dalla panchina nella Simbolo Amatori Modena 1945 quando mancano esattamente 7 minuti alla fine del secondo tempo, il risultato è fermo sul risultato di 3-3, 8-7 invece il conto dei falli. Approfittano le squadre per dissetarsi, per risistemare un po' quelli che sono gli schieramenti e quello che c'è da fare in questi ultimi 7 minuti di una gara molto equilibrata, ancora molto aperta, può davvero succedere di tutto, 3-3 il risultato con entrambe le squadre che stanno attaccando per provare a vincere questa partita. Farina, Siberiani in avanti per De Tommaso, Pelva cerca di tenerlo girato, De Tommaso scarica su Beato, c'è solo De Tommaso in area, peraltro braccato da due avversari, Beato continua a muovere palla dietro la porta avversaria, serve ora Siberiani di nuovo per Beato, dentro ancora per De Tommaso che non riesce ad agganciare, allora riparte Marangoni, va a sfidare Farina, finta la conclusione, poi ci prova, non trova però la porta, recupera Beato che trasforma l'azione da difensiva in offensiva, Farina ancora per Beato, velocemente dentro per De Tommaso, non riesce nel tocco vincente, Fraccaro allora riparte, supera De Tommaso, ancora Fraccaro è costretto però a girare dietro la porta avversaria, poi torna di nuovo all'indietro su Pelva, Marangoni posizione defilata, scambia con Zen, Fraccaro in avanti per Marangoni, gira dietro la porta di Moncaglieri, poi c'è un contatto, si può proseguire, Pelva recupera, Fraccaro a sfidare De Tommaso, poi prova una sorta di tiro in porta respinto da Moncaglieri, recupera De Tommaso, Farina, Beato, Siberiani, Beato, Farina, di nuovo da Beato, De Tommaso, Tommaso
prova ad andarsene, poi serve Siberiani che però non riesce ad arrivare sulla palla. Allora recupera Bassano. Zen. Recupera Beato nel contrasto, poi De Tommaso gestisce, supera un paio di avversari e ora prova a far ripartire l'azione di Modena. Beato va da solo, Beato serve ora De Tommaso, palla leggermente lunga, riparte Bassano con Fraccaro. Marangoni alla parte destra della pista, si ferma in fondo alla balaustra con l'aiuto della sponda, scambia con Fraccaro, duello con Farina e Siberiani. Alla fine Fraccaro è costretto a tornare all'indietro da Pelva, che prova dalla lunga distanza, trova la risposta di Moncaglieri. Fraccaro rimanda in avanti trovando Zen, non gli lascia spazio Siberiani. Marangoni scarica ancora su Fraccaro, prova la conclusione deviata da Beato, poi cade Zen in un contatto con Farina, c'è il fischio dell'arbitro, sale a 9 il conto dei falli commessi dall'Amatori Modena. Attenzione, questo è un dato molto importante da tenere sott'occhio. Fraccaro, Zen, Pelva prova il tiro deviato, palla fuori. 13 secondi ancora a disposizione di Bassano per concludere questa azione. Marangoni torna all'indietro da Zen. Fraccaro, 5 secondi, deve provare in qualche modo a concludere, lo fa. Palla larga, recupera Modena con Farina. Esce Siberiani, entra al suo posto Gallotta che prende subito palla. Se l'allunga, è braccato da Zen, quindi torna all'indietro da Beato. Farina, Gallotta, allontana Zordan ma recupera De Tommaso, ancora una volta Zordan respinge la conclusione del 10. Fraccaro apre su Marangoni, va a sfidare Farina nell'uno contro uno, poi torna all'indietro da Fraccaro. Attenzione a Zen che si gira bene in area, è stato anche un contatto tra Pelva e De Tommaso, è rimasto a terra il capitano di Modena, l'arbitro interrompe il gioco, si rialza Filippo De Tommaso. E lascia anche la pista il numero 10, entra al suo posto Pochettino, riprende il gioco con Beato che muove palla. Farina, Pochettino, Farina, non trova Pochettino, il passaggio è impreciso, recupera allora Pelva, Farina va a riconquistare dopo l'errore precedente. 2 minuti e 30 alla fine del match, 3-3 il punteggio. Pochettino, Farina, Gallotta cerca di superare Fraccaro ma il duello tra numeri 8 lo vince giocatore di Bassano, poi Marangoni prova una conclusione che non trova per poco la porta, e attenzione perché arriva il 10° fallo commesso dall'Amatori Modena. E dunque Bassano avrà una chance importante per riportarsi in vantaggio. Fallo numero 10 commesso dalla squadra gialloblu. Cerca di spiegarsi Beato con il direttore di gara. Proteste chiaramente inutili perché l'arbitro ha già preso la sua decisione. Moncaglieri ne approfitta per andare a dissetarsi e Zen invece va a sistemare la palla sul punto di battuta. Pietro Zen contro Luca Moncaglieri.
Muove palla Zen e arriva il gol di Bassano. 4-3 per la formazione biancorossa. 4-3 con Zen che trova il gol. Dunque 2 minuti e 12 alla fine. Costretta a rincorrere ora la Simbolo Amatori Modena. Beato. Prova la conclusione, trova il gol. Trova il gol Beato, pareggio immediato dell'Amatori Modena con un tiro dalla distanza a 2 minuti e 5 dalla fine. Pareggio importantissimo per la squadra gialloblu. 4-4, arriva il time out chiamato da Bassano. 4-4, bella la conclusione di Beato che ha trovato la porta, è rimasto sorpreso Zordan. E dunque 4 pari. Può riprendere il gioco, 2 minuti e 5 alla fine della gara, 4-4 il risultato, 10 falli commessi da Modena, 8 quelli commessi da Bassano. Partita intensa, si sono accesi gli animi. Modena, che dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo è sempre stata sotto, è sempre riuscita a recuperare anche in maniera immediata. E dunque 2 minuti tutti da vivere in questo finale con Farina che va a recuperare la sfera dopo parata di Moncaglieri, commette fallo Farina. Sale a 11 il conto dei falli della formazione gialloblu. Fraccaro, Pelva, Zambon. C'è un contatto tra Fraccaro e Farina mentre Moncaglieri respinge la conclusione. Poi Zen, attaccato da due avversari di Modena, riesce a recuperare, ancora Zen in area, la palla rimane lì, allontana pochettino, poi va all'inseguimento andando a pressare Fraccaro che in qualche modo però riesce ad uscirne, porta anche palla in avanti, pochettino recupera, attenzione perché 2 contro 1, Gallotta solo davanti al portiere, aggancia ma non riesce poi a concludere, spreca una ghiotta occasione, la squadra di casa, riparte Bassano allora, Fraccaro. Zen all'indietro da Zamboni, inizia l'ultimo minuto di gioco. Zen fermato da Gallotta, riparte Modena, uno contro uno con Pelva, mette in mezzo per Beato che non trova la porta, poi rimane a terra in un contrasto per l'arbitro regolare, allora si prosegue con Pelva già dall'altra parte, trova la risposta di Moncaglieri. Fraccaro aggancia la sfera, va ad aprire su Marangoni. 35 secondi alla fine, Fraccaro apre su Pelva, Zamboni, ancora Marangoni, Fraccaro alla parte opposta per Zen. 20 secondi, palla in avanti recuperata da Modena con Beato. Pochettino, 10 secondi alla fine, potrebbe essere l'ultima azione del match con Modena in avanti. Prova pochettino, non inquadra la porta, recupera Beato dalla parte opposta, prova a inserirsi in area, ancora Beato, la palla rimane lì, arriva la sirena, finisce una gara equilibrata, intensa, finisce 4-4 tra Simbolo Amatori Modena 1945 e Z McRoller Bassano. Le due squadre rimangono così a pari punti in classifica, salgono entrambe a quota 13, arriva il primo punto nel 2022 per Bassano, arriva invece il secondo risultato utile consecutivo nel nuovo anno per la squadra gialloblu. Nel palaroller di Montale è tutto. Amatori Modena 4, Roller Bassano 4. Una buona serata e ci ritroviamo con le prossime dirette per le gare casalinghe della Simbolo Amatori Modena 1945. Buona serata a tutti.